tutti, oggi sono qui con un nuovo video e oggi facciamo una cosa molto particolare che non ho mai fatto. Faremo le caramelle gommose. Io ho deciso di farle a forma di fragoline, avevo trovato questo stampo in silicone da Tiger e se magari c'è ancora non lo so, però fatto sta che potete usare qualsiasi stampino in silicone che avete, anche a forma di stella, di qualsiasi forma che avete. E appunto vado a fare le caramelline gommose di questa forma qui. Allora, direi che possiamo iniziare. Questo qui per ora non ci serve, lo mettiamo da parte. Qui abbiamo 6 grammi di colla di pesce e ora la andiamo a ammorbidire mettendo dell'acqua nella ciotola. In questo modo, con la colla di pesce bene all'interno, così si ammorbidisce. E la mettiamo da parte. Prendiamo un pentolino dove mettiamo un cucchiaio di succo di limone e 5 cucchiai di succo di frutta che volete voi. Io ho usato quello appunto, succo alle fragole, e lo mettiamo all'interno. Voi potete usare qualsiasi succo che volete, basta che sia succo e non polpa, mi raccomando. Poi prendiamo 80 g di zucchero e li mettiamo all'interno senza magari farli uscire come ho fatto io. E ora ci spostiamo sul fornello. Messo il pentolino sul fornello, accendiamo il fuoco, facciamo medio alto, lasciamo sciogliere tutto lo zucchero mescolando di tanto in tanto per non far attaccare nulla, poi lo facciamo bollire e poi lo lasciamo cuocere per 2 minuti dopo che ha iniziato a bollire. Ok, ora sta bollendo, lo lasciamo 2 minuti a cuocere, abbassiamo un pochino la fiamma. Ok, spegniamo la fiamma, prendiamo la gelatina che ormai si è ammorbidita, la strizziamo e la aggiungiamo all'interno. Amalgamiamo per far sciogliere completamente la gelatina. Ecco qua il succo, anche se non vedrete nulla, eccolo qui. Ora prendiamo il nostro stampo in silicone. Io ho preso apposta un pentolino con il beccuccino, così mi è più semplice, spero, mettere il liquido dentro, e mettiamo appunto il liquido così. A me ne sono venute 9 perché comunque questo stampo in silicone è molto spesso. Se voi usate quegli stampini in silicone molto più piccoli, ve ne verranno ovviamente di più. Ora questa qua la facciamo completamente raffreddare a temperatura ambiente e poi spostiamo tutto in frigo per circa 4-5 ore e ci vediamo dopo. Ed ecco qui le nostre fragoline, le nostre caramelline gommose a forma di fragola. Questa si è staccata male, infatti è un po' brutta, però guardate le altre che carine che sono venute. E ora prendiamo dello zucchero, ne prendiamo una, magari quella bruttina, così vediamo come viene, e la passiamo nello zucchero per farle ancora più golose. Guardate che carine. Ed eccole qui pronte, un po' zuccherate, un po' no, che carine che sono. E spero che questa ricettina veloce vi sia piaciuta. Fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao!